le anomalie dentarie, e ne parliamo con il dottor Antonio Guida, odontoiatra e anche membro attivo dell'Italian Academy Osso Integration. Allora, le anomalie dentarie, dottore, cioè sono una vera e propria patologia? Sono una vera e propria patologia. Innanzitutto chiariamo cosa possiamo intendere per anomalie dentarie. Normalmente la nostra bocca è fatta di due arcate, mascella e mandibola, ognuna con 14 denti, e in alcuni casi quando si formano e quando riescono a derompere abbiamo anche il terzo molare in più, quindi sono 4 denti complessivamente nella bocca e uno in più in fondo ad ogni lato della nostra bocca. Le anomalie si hanno ogni qualvolta ci si discosta dallo schema classico, in cui abbiamo un incisivo centrale, un laterale, un canino, due premolari e due o tre molari. Una delle più frequenti in assoluto è la genesia degli incisivi laterali, per cui questi due denti laterali accanto agli incisivi tendono a non formarsi, quindi proprio non ci sono. E quindi cosa succede? Che nella bocca avvengono tanti diversi possibili adattamenti. Perché noi la natura ci ha fatto anche per adattarci, vero dottore? La natura ci ha fatto assolutamente per adattarci, ecco. Ed è prodigiosa nella sua capacità di adattamento. Quindi se due denti non si formano, siccome la natura ci programma per masticare, per funzionare, certo, comunque, perché i denti sono funzionali, non solo estetici, sposta gli altri denti per cercare in qualche modo di riempire questo spazio. Questo determina però solitamente delle imperfezioni dal punto di vista funzionale, ma in un sorriso lo anche vediamo, come ecco, quello anche della ragazza determina degli inestetismi che noi percepiamo visivamente come delle sproporzioni. Ecco, come vediamo appunto adesso in onda, insomma, voglio dire, il prima e il dopo ha la sua bella differenza. Un sorriso del genere, facendo un esempio di un volto piuttosto noto, Cristiano Ronaldo ha avuto un problema di agenesia degli incisivi laterali, per cui basta andare su Google a dare un'occhiata del suo sorriso prima dopo, per cui un volto, diciamo, che è piuttosto noto, può essere riscontrato quanto può fare differenza avere o non avere gli incisivi laterali in posizione. Nel suo caso sono stati anche riallineati altri denti e fatto un trattamento protesico, però diciamo l'occhio percepisce quando manca l'incisivo laterale una sproporzione, quindi è un qualcosa che disturba rispetto alla percezione del bello. E poi, cioè, qui sono denti mancanti, no? Sì. Può capitare di avere dei denti in più? Assolutamente sì. No, perché addirittura, quindi non 14-14 come lei ha detto, esatto, ma averne di più? Assolutamente sì, nel senso che un caso frequente sia sempre a livello degli incisivi superiori, il sovrannumerario è tendenzialmente un po' meno presente, ma comunque molto documentato, c'è un incisivo in più. In questo caso i denti non trovano spazio, in questo caso è ancora una dentatura mista, quindi un bambino che è andato al controllo, si è verificato questo problema, è stato intercettato e gestito durante la fase di crescita, che è comunque la cosa migliore. In quel caso individuiamo qual è il dente in più, o nel caso in cui ci siano dei denti a volte sovrannumerari, quindi in più, ma perfettamente gemelli, scegliamo quale togliere in base poi alla strategia ortodontica di riposizionamento degli quindi altri denti. Quindi vale la stessa cosa se un dente nasce fuori posizione, mi viene da pensare, giusto? Esattamente. A proposito dei denti nati fuori posizione, uno dei casi più frequenti è quello dei canini superiori, che tendono, in mancanza di spazio, in posizioni particolari, a non riuscire a derompere, rimangono bloccati o all'interno del palato o nel lato esterno. In quel caso cosa si fa? In quel caso il primo approccio è quello più naturale, più conservativo possibile, e cioè quello di cercare di aiutare quel dente ad andare nella sua posizione. Quindi vengono applicati degli attacchi nel dente, anche se sta sotto gengiva, con un intervento microchirurgico si attaccano dei fili per portarlo in posizione. Quindi se rimane sotto la gengiva? Se rimane sotto la gengiva. Quindi praticamente si riposiziona nell'arcata dentale, ma superiore avviene più nella parte superiore? Superiore. Questi problemi avvengono più nella parte superiore che inferiore? Solitamente di più nella parte superiore, sì. Ecco, e anche questo, insomma, voglio dire, si può riallineare tranquillamente. Sì, è un trattamento relativamente più lungo rispetto ad altri, ma
il vantaggio in termini biologici di avere un proprio dente nella giusta posizione, nella prospettiva della vita dell'individuo, è senz'altro, diciamo, l'aspetto più desiderabile. E se un dente rimane sotto la gengiva, nel senso non nasce, lì in quel caso che cosa si fa? Se un dente non nasce, in quel caso si fanno delle valutazioni. Se questo dente non dà alcun sintomo e non c'è necessità di intervenire da altre parti, in quel caso può essere anche lasciato lì dove sta. Nel caso in cui dovesse dare dei sintomi, avesse dei segni di infezione, in quel caso invece è da valutare, in base alla frequenza di questi sintomi e alla frequenza di eventuali fenomeni infiammatori, l'estrazione di questo dente. Il caso più frequente è quello del dente del giudizio. È vero, che viene anche detto, non mi sono nati, quindi non ho giudizio, no? A volte sì. Viene detto perché c'è questo detto così antico. Oppure scherziamo con il paziente, lo mandiamo a casa con meno giudizio. Giudizio, quindi, sì, è sempre quella la cosa. Ci giochiamo su anche. Però insomma, questi denti effettivamente danno problemi. Possono dare dei problemi se sono in una posizione parzialmente rotta, quindi nati e non nati, che si vede solo una puntina, oppure se puntano contro il dente accanto e con la loro pressione possono determinare dei problemi a questo dente. Quindi, come messaggio, che messaggio possiamo far passare? Quello stavo per chiedere. Quello comunque di iniziare fin da piccoli a farsi controllare, e nel caso in cui ci sia un disturbo anche lieve, effettuare un controllo, affidarsi all'odontoiatra di fiducia. Sono tante le possibili variazioni. No, perché effettivamente lei ha detto una cosa essere. Giusta, poi abbiamo concluso. Portare il bambino dal dentista anche da piccolo mi viene, sì, da pensare che è una cosa importante, perché poi si può evitare anche tante problematiche che si susseguono nel tempo. Assolutamente, anche solo per farlo giocare e prendere dimestichezza con l'ambiente medico, così se un giorno dovesse aver bisogno di fare un qualche cosa, il bambino non subirà lo stress. Quindi andare semplicemente un genitore e portare con sé il figlio anche e senza capire che nulla. Il dentista è un medico come un altro. Come un altro, ecco. Sì. Allora io ringrazio il dottor Antonio Ghia, ve lo ripresento, odontoiatra, e abbiamo appunto parlato delle anomalie dentarie.